Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di Slime Racers. Allora, com'è andato in questo ultimo periodo? Spero tutto bene in questi giorni. Che state passando delle belle giornate, si spera. Insomma, belle è un eufemismo. Comunque, insomma, decenti, dai, almeno decenti, insomma. Siamo qui di nuovo con la nostra cacchina di slime e la stiamo ancora buttando dentro il raffinatore, perché fino adesso tutta la cacchina che ho recuperato l'ho buttata tutta nel raffinatore. Adesso vi faccio vedere quanta cacchina ho buttato nel raffinatore. Bello. Tra l'altro ne ho ancora quintali da raccogliere e dovremmo fare qualcosa di utile. Guardate, qua siamo già a 100, 180, cioè, insomma ne abbiamo parecchio. Allora, andiamo subito a fare due cose, ovvero la prima, che mi sono dimenticato di prendere prima di venire verso il laboratorio, è un potenziamento per la nostra arma che abbiamo in mano, che non ricordo minimamente come cavolo si chiami, il pod forse? No, sì, forse il pod. Allora, V-Buck, vabbè. Razor Cracker andiamo a comprare. Ottimo. Questo qui ci permette di aprire diciamo degli scrigni del tesoro. Per ora possiamo aprire soltanto quelli di livello 1 o 0, come possiamo dire, quelli verdi, quindi quelli facili da aprire. Poi più avanti andremo a sbloccare i vari potenziamenti per poter aprire tutti le cose del tesoro, tipo questo è un pod del tesoro, tu lo apri con E, adesso possiamo aprirlo e troviamo qualcosa dentro, vediamo. In questo caso abbiamo trovato delle risorse per costruire, che sono le stesse che andiamo a estrarre. Adesso le raccogliamo. Abbiamo del Deep Bride, Strange Diamond e Hexacomb. Questi qui vanno sparati qui dentro, così come la cacchina, e li vedete nell'elenco un po' più sotto, eccoli qua. Vedete queste parti che sono nascoste, non sono solo cacchina di slime la parte superiore qui, ma sotto ci sono anche le risorse che si possono estrarre nelle varie zone. Comunque cos'è? I, no, non mi ricordo più i tasti. E no, una slime taglia, no, non la slime. No, tanto non voglio una GIF. Non mi ricordo più il pulsante per tirare fuori la slimepedia. Forse se non si poteva fare dove si voleva, vabbè, non importa. Allora, adesso andiamo a vedere subito cosa hanno prodotto i nostri estrattori da un ciclo. Basta premere E loro ti sparano fuori. Madre. E poi spariscono. Jellystone, va bene. Poi tu cosa hai prodotto? Primordi Oil e Spiral Steam, ok. Tu invece ancora Jellystone, va bene. Andiamo a vedere tu cosa produci. Tu solo Primary Oil. E adesso abbiamo queste, che sicuramente non riusciremo a farci stare tutto. Noi invece sì, per ora Buzzy Wats e ancora Buzzy Wats. Insomma, queste sono le risorse, bene o male, che si possono raccogliere in questa zona con questi estrattori. No, cioè con gli estrattori semplici. Forse con gli estrattori di massimo livello, a parte estrarre di più e durare di più, forse si estrae qualcosa di diverso. Allora, io direi di farne ancora, a meno che non si sia sbloccato il progetto. No, infatti non si è sbloccato il progetto per quelli più potenti. Non importa, direi di farne ancora. Quindi facciamo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Come vedete, adesso vi faccio dare un'occhiata rapida agli altri pannelli. Qui abbiamo gli utilities, il drone estremamente utile. Questo è il, diciamo, un cannone per proteggerci da quelli neri. Novice Gordon Share. Sì, possiamo mettere uno slime gigante in questa zona in teoria. Non mi pare di averlo mai fatto, sinceramente. Che sono tipo quelli che possiamo andare a catturare in giro. Quelli molto utili sono i Warp Tech. Tra l'altro, perfetto, abbiamo quasi tutto. Perché
poi quando le abbiamo ve li spiego bene. Vabbè, decorazioni per ora non le abbiamo, curiosità non le abbiamo. La mia priorità sarebbe riuscire a fare il drone, perché mi sarebbe estremamente utile, oltre al pink teleport. Pink teleport lo facciamo molto rapidamente. Il drone ci serve il quantum plort, che è nella zona nuova, e dobbiamo recuperare una chiave almeno, e per ora non possiamo farlo, sebbene abbiamo quasi tutto il resto. Anzi, mi manca il willone, ma so dove andarlo a beccare. Allora, torniamo in modalità treasure, così, no, come cavolo si chiama, e installiamo subito nuovamente le nostre pompe in questa zona qui, sebbene recuperiamo più o meno la stessa roba che abbiamo recuperato prima. A noi ci va abbastanza bene per adesso. Tra l'altro, se voi vedete, possiamo anche ruotarlo. Ok, questo è più per le decorazioni che andiamo a mettere. In teoria le decorazioni poi possiamo anche spostarle, se non vado errato. Allora, cosa? Passiamo dalla caverna, perché una dei recinti è veramente stracolmo di cacchina, e lo andiamo a recuperare. Adesso facciamo un po' di luce, un po', non importa. Vedete che qui è stracolmo, lo andiamo a svuotare per sicurezza, così poi continuare a cogliere e ci guadagniamo. Stavo quasi pensando di trasformare questo plort qui in soldi, visto che è un po' che non lo faccio, potrebbe essere utile trasformare questo plort in soldi. Ok, il resto che c'è lì possiamo lasciarlo lì. Ah, io ho preso due radiazioni, ma tanto adesso se ne vanno, esattamente, se ne vanno senza grossi problemi. Vediamo se anche qui c'è qualcuno che si è riempito. Immagino questi no. Abbiamo 50 di questo, va bene, lo vendiamo, possiamo fare un po' di soldini. Ok, no, non preso troppo, rispara dentro. Ok, e voi come siete messi? 58, 53, in realtà di più. Vabbè, vendiamo intanto questo, la tabby plort. Ok, ci siamo quasi. No, ancora non preso uno in più. Va bene, vendiamo tutta questa cacchina. Qui ho provato a vedere una missione, ma è inutile, letteralmente inutile. Tac. Tra l'altro, sì, dai, stiamo guadagnando piuttosto bene, per essere sinceri. Abbiamo tutto in aumento come prezzi, vedete le freccettine verdi verso l'alto, tranne una cacchina che adesso non stiamo neanche vendendo, quindi abbiamo fatto veramente un sacco di soldi. Quanti? 6.000, quasi 7.000, quindi direi che è un ottimo traguardo. Allora, andiamo a fare la nanna Sleep Hunter Morning. Ottimo. Adesso lasciamo perdere un attimo i nostri slime e andiamo a vedere ciò che hanno prodotto gli estrattori, che è ciò di cui abbiamo bisogno adesso. Comunque poi dopo, prima dei prossimi episodi, andrò a estrarre ancora roba, così da essere pronti. Allora, tac, così da poter andare avanti con la costruzione delle altre cose che ci servono. Allora, tac, ho fatto. Ah, questo non posso perché sono pieno. Aspettate un attimo che mi svuoto. Ci arrivo, sì, ho una buona portata. Tac. Ottimo. Allora, prendiamo questo. Abbiamo trovato lo slime fossil. Vedete che ci sono anche altre cose che non avevamo già trovato. Ne abbiamo trovati due. Ci si fa un fossile a diventare. Cioè uno slime a diventare un fossile. Comunque, faccio vedere la tabella aggiornata. Ecco fatto. Allora, io ne farei ancora di questi estrattori, forse sono uno a testa, e perché mi serve il deep brine, mi serve questo, non mi ricordo, vediamo, aspetta, no, non te lo dice da qui. Vabbè, allora facciamo 1, 2, 3, ce la faccio prenderne ancora.
Vabbè, adesso prendiamo la, la cacchina rosa e così compriamo l'ultimo del primo ciclo di estrazione normale. E poi direi che per ora può andare così. Check. Forse qua non vado più in fretta. Ma c'era un modo per correre, non mi ricordo. Eccolo qui il modo per correre, che non mi ricordavo più. Tac. Allora, no, non mi serve questo cacchino, però sarà meglio mangiare direttamente, così me ne fanno un po'. Tac. Me ne fanno direttamente un po'. Tac. Mangiatene tutti e cacatene tutti. Sembra un po' blasfemia così, ma va bene. Togli la cacchina. Ne abbiamo già sufficienza di quello che ci serve, perfetto. C'è qualcun altro pieno, così lo svuoto. Sì, bene. Qui vedo un plot in giro, questo lo raccolgo subito prima di combinare con lì. Ok, spara dentro questo. Ok, questo lo raccolgo subito. E qui va bene, ottimo. Allora, torniamo indietro e diamo anche tutta questa cacchina che abbiamo appena recuperato in pasto al, allo smelter, la, al raffinatore, come cavolo si chiama. Sì, mi ricordo le cose a tratti. Comunque è carina anche la zona. Allora, ci siamo. Tac. E gli ultimi 80 cose di cacchina. Ottimo. E prendiamo l'ultimo drill che non eravamo riuscite a fabbricare prima, stavolta lo mettiamo qua. Intanto non cambia neanche tutta questa zona, in teoria estrae lo stesso tipo di materiale. Il materiale cambia quando ad esempio andiamo in questa zona qui, quella verde, oppure in questa zona qui violacea, blu violacea, o la zona che non abbiamo ancora sbloccato da questa parte di qua. Ok, tra l'altro, aspettate un attimo, qua ci dice, vedete, la location, the ranch, che è questa parte qui, abbiamo trovato un treasure su due, lo abbiamo aperto. In ogni zona poi ci dice quanti tesori ci sono da aprire, quanti ne abbiamo trovati aperti. Molto molto bene. Allora, direi che possiamo essere arrivati al termine anche di questo episodio. Vediamo se hanno sbloccato qualcosa, ma ne dubito. No, non c'è niente di più. Aspetta, questo qua, Pink Warp Depot. A set of two gadgets that allow you to remotely transfer resources between two points. Ah, praticamente te ne danno due quando li costruisci e ti permettono il trasferimento remoto tra due punti di risorse. Per dire, però forse puoi trasferire una cosa alla volta, non lo so, non mi ricordo, cioè non li ho usati tutti quanti, essere sincero, ne ho usati un paio, quelli che mi sembravano più utili. Ok, facciamo l'ultimissima cosa prima di concludere il video, ovvero si possono comprare, diciamo, dei livelli di una specie di club. Dove sono? Eccolo qua, 7 Zis Rewards Club. Current rank 0. Il primo è iniziato comunque. E si sbloccano delle cose. Questo cos'è? Rostro, whatever, boh, non lo so, io in inglese non ci ho sentito. Però comunque vedete, basta, li compri con i soldi e vai avanti. Fence upgrade, pet upgrade, adesso ne compro un paio, così vi faccio vedere un po' di differenze e prendiamo l'ultimo per ora, perché stiamo finendo i soldi, comunque siamo a livello 6. Vabbè, Star Mail, grazie, perché sono entrato a far parte, e adesso abbiamo il livello Z6. Come vedete è cambiata un po' l'ambientazione, ad esempio le fence qui sono cambiate. Vedete che ci sono i muretti, non sono ancora tutti i muretti, però sono cambiati. Non so cos'altro potrebbe essere cambiato, vediamo. Ah, ecco, Vitaminizer e Spring Grass. Ok,
Questi non li avevo comprati, forse non c'erano prima. Aspettate che do un'occhiatina anche a, agli altri qui in fondo. No, vabbè, qua è già così. Comunque abbiamo comprato qualcosa di nuovo anche per il per le galline, e quello deve essere il potenziamento. Qui invece è venuto fuori quello per cambiare i colori della, della nostra base, tipo questo. Insomma, che bello, un blu cobalto, mi piace. E tutti i colori vari che si possono cambiare, delle zone eccetera, vengono cambiati. Poi ne avremo moltissimi altri, e anche per le altre cose. Io adesso metto anche questo e questo, li mettiamo tutti uguali, così abbiamo cambiato il colore di tutto. Vedete anche del, delle strutturine qui e dei recinti. Ok, va bene ragazzi, direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like e niente, ci rivediamo in un prossimo video o in un prossimo episodio della serie di Slime Racers. Ciao.